Dalla tecnologia all'arte dolciaria, parte a Bolzano Arte Cioc, la rassegna dedicata all'arte del cioccolato. Vediamo. Sarà il parco di Palais Campofranco in Piazza Walter, la suggestiva cornice della 3 giorni dedicata all'arte cioccolatiera italiana, con stand che proporranno assaggi e vendita dei migliori prodotti a base di cacao, specialità di ogni genere legate anche alla tradizione della regione di provenienza, e con Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Sicilia e molte altre, il viaggio attraverso le delizie del cioccolato percorrerà la penisola da nord a sud. Pezzo forte di questa fiera è il cannolo siciliano, tipico della Sicilia da dove veniamo, o con delle nocciole, oppure cioccolato di Modica e con la buccia ricoperta all'interno proprio di cioccolato. Veramente tante le varietà disponibili a soddisfare anche i palati più esigenti, dai cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, passando per il liquore di cioccolato servito in cialde croccanti, fino al gianduia al torrone o al maxi cremino alla nocciola e al classico castagnaccio. Praticamente tutto il cioccolato, come sappiamo, libera delle endorfine al cervello che ci fanno rilassare. Quindi quando siamo depressi, quando abbiamo passato una brutta giornata, una buona tavoletta di cioccolato e passa tutto. Un tour di grande successo che ha richiamato fino ad ora migliaia di golosi visitatori, giunto alla sua seconda edizione. Gli stand sono infatti presenti con vari appuntamenti già dalla metà di ottobre del 2009 e concluderanno il proprio percorso a fine marzo di quest'anno. E l'arrivo di Art & Choc in città, di 8 appuntamento che durerà fino a domenica, rappresenta sicuramente un'ottima occasione per deliziare la propria curiosità e voglia di dolcezza.